Ehi, hey Jackson, come ti penzola? Che cazzo ci fai qui? Te l'ho detto che sarei venuto. Pensavi che scherzassi? Una sola notte. E poi te ne vai, hai capito? Jackson, calmati e mostralo zio Pete un po' d'affetto. Allora, dov'è questo tuo amico indiano? L'indiano è nel deserto. Che diavolo vorrebbe dire che l'indiano è nel deserto? Ha avuto un piccolo problema. Ha deciso di fermarsi a Barstow. Sta volando basso, ti è chiaro il concetto? Ma Mary è nel furgone. Chi è Mary? Vieni, te la presento. Jackson, lei è Mary. Mary, lui è Jackson. Sta bene? Sì, diciamo solo che ha un po' esagerato. Ha visto delle cose che l'hanno turbata. Quanti anni ha? Non lo so. 16, 17. Non lo chiedo mai. Che ci fai ancora qui? Qualcosa solo per te, 4.000 dollari. Non ti avevo detto di andartene? Che c'è? Hai intenzione di ignorarmi? Cercati un lavoro. Ah, dai, non posso cercarmi un lavoro. Domani sera un impegno. Ops. Che cazzo succede? Stai facendo, Peter? Dimmi che cazzo hai fatto! Rispondimi, maledizione! Chiudi il becco, Jack. Che cazzo significa? Quel marmocchio ci frutterà molto. È questo il piano. È questo il piano di cui ti ho parlato. È questo il piano. Il tuo piano era quello di rapire un bambino per chiederne il riscatto! Non lo farò io, Jack, ma gente che ho conosciuto a West Los Angeles, di cui ho sentito parlare a Barstow, pagano da 6 a 7 mila dollari per un pacco come quello. Mi fai veramente schifo. Devi rilassarti, e questo è il tuo problema, Jackson. Non sai allentare la tensione, anche quando eri bambino e vivevi nel deserto, dove non c'era altro che sabbia, rocce e silenzio. Non hai mai accettato il fatto che è quello il posto a cui appartieni e che è lì che finirai per tornare. Quello era tanto tempo fa e non siamo più nel deserto, zio Pete. Oh, io dico che ci siamo ancora.
Un biondino del cazzo è venuto qui. E che ha detto? Mi ha chiesto del pacco. Uh-huh. E gliel'hai dato? Gli ho detto che non ce l'avevamo. Che c'è? Dirk, che ha detto? Come? Sai come si chiama? Che cosa ha detto Dirk? Che sarebbe tornato. Oh, cazzo. Ci uccideranno tutti. Chi sono queste persone? Penso sia molto meglio per noi se prendi la tua roba e ce ne andiamo da qui, ok? Te l'avevo detto, non dovevamo venire qui, Peter. Chiudi quella fogna, Mary. Prendi la tua roba e andiamocene avanti. Non è un mio problema, cazzo. Io ho un fattuto lavoro, non posso fare i bagagli e trasferirmi. Tu non sai di cosa sono capaci. Non hai nemmeno una dannata idea. Quelli sembrano usciti da un fottuto incubo. Quindi prendi le tue cose e leviamoci subito dal cazzo. Avanti, Mary. Lasciami il ragazzino qui e loro lo trovano. È molto più umano questo che quello che gli potrebbero fare loro. Lascia fare a me. Lasciarti fare cosa? Che cosa vuoi fare? Ci penso io. E in che modo? Gli taglio la gola. Tu va a prendere il furgone. Andiamo, Mary. Pulisciti. Datti una pulita.